Ciao, siamo dell'Ariete e benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che ci succederà nella settimana che va dal 10 al 16 agosto 2020. Potete vedere questo video per il segno del Sole, Luna, Venere ed Ascendente. Ricordatevi che le energie sono reversibili, per cui se sentite che io parlo dell'altra persona anziché di voi, prendete come risuona. Questo genere di video lo farò in maniera diversa rispetto al solito, nel senso che non farò la croce celtica. Metterò note carte ed utilizzerò i mini tarocchi per andare a chiarire, quindi è un video molto più dettagliato. Fatemi sapere se preferite questo stile oppure preferite la croce celtica. Che cos'è che succederà al segno dell'Ariete dal 10 al 16 agosto 2020? Che cos'è che succederà, ok? Che cos'è che succederà al segno dell'Ariete dal 10 al 16 agosto 2020? Cos'è che succederà al segno dell'Ariete dal 10 al 16 agosto 2020? Eccoci qua con la carta della Regina di Bastoni proprio in fondo al mazzo. Che cos'è che succederà all'Ariete dal 10 al 16 agosto 2020? C'è la carta del Papa. Che cos'è che succederà al segno dell'Ariete dal 10 al 16 agosto 2020? Cos'è che succederà al segno dell'Ariete? Cosa succederà al segno dell'Ariete dal 10 al 16 agosto? Modalità di manifestazione. Fondo del mazzo c'è la carta del 4 di denari, quindi c'è qualcuno che potrebbe essere l'Ariete, potrebbe essere anche la persona con cui l'Ariete ha a che fare, che tende a non lasciare andare qualcosa, tende ad aggrapparsi oppure ad essere chiuso nei confronti degli altri, nel senso che non si fida, ha difficoltà ad aprirsi a livello emotivo, ha difficoltà a dare, oppure questa è l'energia appunto con cui l'Ariete ha a che fare. Potrebbe essere anche che l'Ariete abbia a che fare con una persona che non lo vuole lasciare andare. Allora, andiamo a chiarire ciascuna carta, così vi posso dire nel dettaglio quello che succederà. Perché c'è la carta del Cavaliere di Denari? C'è la carta del 3 di Coppe. Vediamo ancora, perché c'è la carta del Cavaliere di Denari? Perché c'è la carta del Cavaliere di Denari? Questa è un'offerta, una comunicazione che ci ha messo tempo ad arrivare. Perché c'è la carta del mondo? Sì, guardate sotto che c'è la carta dei tre di spade. È come se l'Ariete di recente, oppure durante questa settimana, avesse atteso da lungo tempo una persona. O una comunicazione, e quello che è successo è che nel momento in cui, così come velocemente è arrivata, velocemente se n'è andata. Qui abbiamo due cavalieri, uno che indica un'energia che si muove in maniera molto lenta, quindi è una persona che ci ha messo un sacco di tempo ad incontrare l'Ariete o a comunicare con l'Ariete. Se non si tratta di una persona, si può trattare di una notizia che l'Ariete aspettava, che ha portato gioia, soddisfazione. Alcuni Arieti potrebbero avere anche celebrato, perché infatti la carta 3 di Coppe indica la celebrazione, quindi qualcosa di positivo, almeno apparentemente, no? Che ha fatto sentire l'Ariete in un'energia di abbondanza, in un'energia molto solare. E quello che è successo poi con la carta del mondo è che c'è stata un'immediata chiusura. Cioè, come questa persona o questa comunicazione è arrivata, così se n'è andata molto velocemente. Ci potrebbe essere stata una decisione molto veloce che l'Ariete ha preso di chiudere la situazione, oppure potrebbe essere stato il contrario, nel senso che l'altra persona che ha chiuso. Inoltre, il Cavaliere di Spade sta ad indicare anche qualcuno che parla e comunica in maniera molto netta e diretta, quindi potrebbe essere che gli Arieti siano stati molto determinati nel chiudere la faccenda con qualcuno o una faccenda che riguarda una specifica situazione. Non ci hanno pensato due volte, non si sono trattenuti dal dire anche determinate cose. Vediamo perché c'è la carta del Tre di Spade. Perché c'è la carta del Tre di Spade? Questo è il dolore che comunque è legato alla chiusura. Perché
Perché c'è la carta del 3 di spade, pressione dell'ariete? Per alcuni ci potrebbero essere anche relazioni a 3 che sono coinvolte, perché c'è 3 di spade con la carta del 3 di coppe. Perché c'è la carta del 3 di spade per l'ariete? Perché c'è la carta del 3 di spade? Allora, c'è la carta dell'imperatrice e la carta del sole. Alcuni potrebbero avere un figlio con questa persona, non lo posso escludere, perché il sole molte volte indica un bambino, come potete vedere anche in questa immagine, l'imperatrice rappresenta la madre, però in altre circostanze quello che penso è che l'ariete ha dovuto portare in alto il suo valore, ecco perché ha fatto la chiusura. Per una questione di dignità, per una questione di rispetto verso di sé. E quindi ha chiuso anche la situazione con molta grazia, perché l'imperatrice è una persona che ha grazia, è una persona che non è aggressiva, anche se c'è la carta del cavaliere di spade, potrebbe avere detto le cose esattamente come stanno, ma l'ha fatto con classe. Quindi c'è stata questa chiusura, questo dolore, e l'ariete è riuscito in qualche modo a gestirlo. La carta del sole in questo caso sta ad indicare la chiarezza nel fare questo tipo di operazione. Vediamo perché c'è la carta dell'otto di coppe. Perché c'è la carta dell'otto di coppe per il segno dell'ariete? Questo è l'ariete che si allontana da quella situazione, specialmente a livello emotivo c'è stato un ritiro. Perché c'è la carta dell'otto di coppe? E c'è la carta del 9 di coppe, questo perché l'ariete va verso la sua felicità, dall'8 vuole andare al 9 e infatti sotto c'è la carta della morte, quindi c'è la decisione di lasciarsi alle spalle qualcuno o qualcosa, chiuderlo definitivamente perché non andava da nessuna parte e l'obiettivo è andare verso il 9 di coppe, c'era una situazione che non dava felicità, dava dolore, per cui l'ariete vuole andare verso la sua felicità. Vediamo perché c'è la carta della regina di bastoni che rappresenta la l'ariete per eccellenza ed è molto bello che sia al centro della lettura perché si deve indicare che l'ariete è nel suo potere questa settimana. L'ariete ha ritrovato la sicurezza in sé, la forza di prendere determinate decisioni che sono dure. Perché c'è la carta della regina di bastoni? C'è la carta della luna e la carta del 7 di spade. Quindi potrebbe essere che l'ariete abbia scoperto dei segreti. C'era una persona con cui l'ariete aveva a che fare che non era assolutamente onesta. Se non si tratta dell'ariete ma dell'altra persona che sta guardando il video, che sente di risuonare con quello che sto dicendo, prendete come risuona perché io vedo le energie. Vediamo ancora perché c'è la regina di bastoni, perché voglio capire ancora di più. È come se l'ariete avesse anche affrontato le sue paure, oppure potrebbe farlo durante questa settimana. Infatti c'è la carta del giudizio e la carta degli amanti. Ci sono degli arieti che devono affrontare delle questioni che sono legate al passato, in particolare a delle relazioni del passato, qualcosa che potrebbe avere portato dolore e ferite e deve essere praticamente rivisitato. Qualcosa mi dice anche che l'ariete ha preso appunto la decisione di chiudere perché ha scoperto delle cose che non erano ok di una persona oppure di una situazione, c'erano troppi segreti, troppe situazioni che erano misteriose, eventualmente anche degli inganni, quindi la decisione è stata presa con molta determinazione. Se non è già successo, succederà durante questa settimana. Perché c'è la carta del Papa? Perché c'è la carta del Papa? Allora, c'è la carta del 3 di denari, vedo che ci sono molti 3 in questa lettura, e c'è la carta dell'8 di spade. E c'è la carta del 3 di bastoni, un altro 3 appunto. Allora, sicuramente per alcuni ci possono essere relazioni a 3 che sono coinvolte, o comunque c'è una terza energia che è di troppo. Non necessariamente le relazioni a 3 sono sentimentali o intime, si può anche trattare di una terza persona che si mette praticamente di mezzo,
oppure si può trattare anche di un'energia. Allora, quello che vedo è che c'è qualcuno che vuole lavorare su questo rapporto. Si può trattare della persona che l'ariete ha lasciato alle spalle, oppure si può trattare dell'ariete stesso che praticamente sono cadute. Ok, queste sono cadute, queste al contrario. Qui abbiamo la carta del 7 di denaro e la carta del 10 di spade. Ho l'impressione che qualcuno non voglia più investire in questo. Allora, c'è qualcuno che non vuole più investire in questo perché vuole andare oltre questo dolore, vuole guardare in avanti, però come la percezione invece che ci sia qualcun altro che ci vuole lavorare sopra perché ha una specie di ossessione. Ha una specie di ossessione, adesso vuole fare le cose più serie, perché comunque il Papa indica il rapporto più impegnativo, la serietà, il rendere le cose anche più ufficiali. Qualcuno potrebbe essere schiavo di credenze limitanti anche. A mio avviso, questo tipo di rapporto oppure di situazione è legato ad una lezione karmica e a un qualcosa che serve all'ariete per evolvere a livello spirituale, per lavorarci sopra ed uscire fuori da quella limitazione in cui si trova, dovuta specialmente a credenze limitanti. Vediamo perché c'è la carta degli amanti. Perché c'è la carta degli amanti per il segno dell'ariete? Perché c'è la carta degli amanti per il segno dell'ariete? Perché c'è la carta degli amanti? Allora, c'è la carta del 5 di denari e la carta dell'eremita. Quindi potrebbe essere che qualcuno, appunto, distaccandosi dal rapporto, abbia fatto sentire l'altra persona come isolata, abbandonata, trascurata, eccetera. Vediamo ancora perché c'è la carta degli amanti. Perché c'è la carta degli amanti. Sì. C'è la carta del 2 di coppe, al contrario, la carta della regina di spade. Qualcuno ha deciso di tagliare fuori questa situazione. Vediamo perché c'è il fante di coppe. Perché c'è il fante di coppe? Ok. C'è la carta del re di bastoni, quindi qualcuno entrerà in azione per chiedere scusa, per fare un'offerta. Vediamo ancora perché c'è la carta del fante di coppe. Perché c'è la carta del fante di coppe? Perché c'è la carta del fante di coppe per il segno dell'ariete? C'è la carta del 6 di bastoni e la carta della forza, molto, molto fuoco, c'è molta presenza anche del leone, anche se in questa lettura possiamo dire, perché tutte le carte che utilizzo ci sono tutti i segni zodiacali, quindi è inutile stare a specificare, però se vedo un segno che è molto prevalente ve lo dico. E quello che vedo è che qualcuno cercherà di farsi coraggio per chiedere scusa o comunque per comunicare. Perché vuole avere una vittoria, vuole vincere. Andiamo a chiarire ancora di più la carta del 6 di bastoni. Questa persona, se riesce a riconquistare l'ariete, si sentirà vittoriosa, questo è il senso. Sì, guardate qua. C'è la carta della stella con la carta del mago subito dopo, tra l'altro. È un sogno che questa persona ha. Questa persona ha proprio il desiderio di riuscire in questo. Di manifestare questa cosa. Vediamo perché c'è la carta del mago. Perché c'è la carta del mago? C'è la carta del 4 di. No, vabbè, c'è la carta del mago da capo. Questa persona vuole manifestare l'unione. Vuole manifestare l'unione. Vediamo perché c'è la carta del 4 di denari.
Perché c'è la carta del 4 di denari? A questo punto mi è abbastanza chiaro, però giusto per andare a chiarire, per avere una conferma. Perché c'è 4? Sì, c'è la carta del 3 di denari, la carta del 5 di coppe sul fondo del mazzo. Quindi questo vuol dire che c'è qualcuno che ha dei rimorsi, ha dei sensi di colpa, ancora non riesce a lasciare andare il dolore e la delusione per quello che è successo. Vorrebbe praticamente recuperare la situazione, questo è quello che vedo. Quindi per fare un attimo una sintesi, quello che vedo è che ci vorrebbe essere stata di recente, oppure ci vorrebbe essere durante questa settimana, una chiusura da parte di qualcuno, molto probabilmente l'Ariete, però se sentite che risuona al contrario, prendete come risuona. Qualcuno ha deciso di allontanarsi da una persona oppure da una situazione per portare in alto il proprio valore, non ha esitato nel parlare, ha detto le cose come stavano, però ha saputo gestire la situazione con grande femminilità, con un grande savoir-faire, un grande modo di fare, molto, molto maturo, perché l'imperatrice non è una persona che si comporta in maniera infantile, si fa valere e porta in atto il suo valore. Questa persona si è allontanata per andare verso la sua felicità, ha sfidato le sue paure, eccetera. Però quello che succede è che nel chiudere questo tipo di rapporto, che sembrava essere molto forte, come voluto praticamente dal destino, come se ci fosse un legame tra le anime, quindi anima gemella oppure fiamma gemella, quella era la sensazione, potrebbe esserlo per molti di voi. Quello che vedo è che c'è qualcuno che non riesce a lasciare andare quella persona o l'idea di trovare un accordo per lavorare sul rapporto. Questo è il suo sogno, quello di riuscire a riconquistare la persona che si è allontanata e vuole manifestare da capo l'unione, facendosi avanti, facendosi risentire, o perlomeno questo è quello che vuole a livello energetico. Però, vista che c'è la carta del cavaliere di bastoni, penso proprio che questa persona entrerà in azione. Quindi ci dovrebbero essere dei messaggi durante questa settimana, un tentativo di approccio per chiedere scusa. L'obiettivo è riconquistare appunto la persona che si è allontanata. Andiamo a vedere quali sono gli oracoli per il segno dell'Ariete. Allora, sul fondo del mazzo c'è la carta di offerta d'amore. Poi qualcuno nasconde quello che prova e c'è della falsità. La carta della falsità l'ho vista anche con la carta della luna del 7 di spade, quindi qualcuno è falso, assolutamente, qualcuno si nasconde e nasconde anche quello che prova, non lo vuole dare a vedere, di stare male, di soffrire per questa cosa, però poi ci vuole riprovare. Poi c'è la carta di sei sul giusto percorso, secondo me questo è un messaggio per gli Arieti, perché gli Arieti nell'allontanarsi da quella situazione che non era equilibrata hanno fatto la cosa giusta. Vediamo di avere un messaggio dell'universo per il segno dell'Ariete. Allora, l'Ariete è avvisato. O evolvi o ripeti. Quindi questo vuol dire che l'Ariete deve portare in alto il suo valore, perché altrimenti rischia di ripetere un ciclo. E deve rispettare la sua autenticità. Quindi questo vuol dire che l'Ariete deve fare quello che si sente di fare e non deve per forza accettare le scuse di una persona, recuperare un rapporto che non funziona. Per alcuni si può trattare di amore, tengo a precisarlo, per altri si può trattare benissimo di amicizia o di un altro tipo di legame, poi voi sapete esattamente di che cosa si tratta, oppure si può trattare anche di una situazione che è fuori equilibrio e che l'Ariete ha deciso di chiudere. I casi sono diversi per ciascuno di voi, però una cosa è sicura: dovete rispettare la vostra autenticità, non vi dovete compromettere, fate quello che vi sentite di fare, però che rispetti i vostri valori. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, fatemi sapere se vi piace questo metodo di lettura, perché a mio avviso è più completo, oppure se preferite la croce celtica, che facevo solitamente. Io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!